La porta arrugginita conduceva a una zona abbandonata, chiusa fin dagli anni 40. Qualcosa di grosso stava accadendo a Roscoe Street. Forse per questo Alex mi voleva incontrare qui. O forse no. In un modo o nell'altro, dovevo scoprirlo. Allora, questa cos'è? Le doppie pistole. Mettimi le doppie pistole. Così. Cosa diavolo? Tra l'altro, ragazzi, so che hanno annunciato il remake del primo e del secondo capitolo. Mi fa molto piacere, perché almeno anche le nuove generazioni avranno modo di provare questo gioco del 2000-2001. Adesso non ricordo esattamente in che anno è uscito, però negli anni 2000, quindi è molto vecchio, ma davvero bello. Spacca il culo a tanti giochi usciti in quell'epoca. Cosa diavolo è stato? La porta doveva essere rimasta sigillata per anni e alla bomba mancava il detonatore. Dobbiamo cercare il detonatore. No. Ok, gli agenti migliori della polizia di New York. Beccalo, beccalo! Però preferisco le pistole, ragazzi. Aspettate. Era ancora tutto lì, sulla scrivania. E così i rapinatori cercavano i certificati azionari della Acer Corporation, del cui recente successo commerciale si era occupata ogni trasmissione e rivista del paese. Ok. I rapinatori avevano lasciato i loro armi sul tavolo. Ah, ecco il detonatore. Dai detonatori. L'esplosivo sarebbe bastato per spedire in orbita la Statua della Libertà.
Oh! Attenzione! Hanno anche le granate, sti bastardi. Via, 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 via. Fermo! Max, santo cielo, quasi mi viene un infarto, stavo per spararti. Alex, è un piacere rivederti. Diamolo su, sono più cadaveri qui che nell'obitorio della contea. Una rapina, sfruttando un vecchio tunnel in disuso. Oh, oh, oh. Sono gli uomini di Lupino. C'è Lupino dietro a tutto questo, sei sicuro? Attenzione! Niente, morto. Alex! Non c'era più niente da fare. Era morto. E i suoi occhi senza vita mi fissavano immobile. Porca troia. Morite! Aspetta. Prendi, prendi. Ma vaffanculo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Merda. La possiamo portare soltanto 8, va bene. Non è che mi ricordo benissimo la storia, cioè qualcosina, ok, ma tutto il percorso non me lo ricordo, ragazzi. L'ho giocato solo una volta anni fa, quindi un po' la memoria facilecca.